E insomma, Raz, questo è quello che ti dicevo, cioè ci sono tanti comportamenti perché uno a scuola si diverta di più, riesca a rendere meglio poi, capito che dico? Ma sì, ma ho capito, ma infatti io ho fatto molti più anni di scuola di te, ma mi rendo conto adesso che ho sbagliato tutto. Non è che hai qualche altro consiglio, qualche altra esperienza, perché veramente, maestro, a questo punto ne ho bisogno. Ma se ti può interessare, perché no? Perché no? Allora facciamo così, dai. Cerco di fare un po' una panoramica generale. Facciamo così. Io ho iniziato, come ben sai, ad andare a scuola come tutti, alle elementari. Poi ho fatto le medie, dove, ti dirò, non andava male. Diciamo che c'avevo una media di 7, alle volte addirittura 8. Pensa un po'. Quindi tutto a posto, tutto normale. Poi ho iniziato le superiori. Ora, feci l'iscrizione, non so se tu conosci, una scuola di Bari, un liceo linguistico abbastanza famoso anche, perché mi piaceva l'inglese, cosa che tuttora a me piace. Perciò ho detto, Ok. cazzo, vado a fare là l'iscrizione. Cosa migliore non mi sembrava, insomma, si potesse fare. Poi però che cosa è successo? Non ho pensato al fatto che in una scuola liceo linguistico non fosse solamente l'inglese la lingua da parlare. Ma se E quindi là sono iniziati i primi problemi perché io a scuola media avevo fatto lo spagnolo e invece Ok. là mi sono ritrovato a dover fare il francese. Ma io il Oddio. francese non l'ho mai fatto e come ben saprai tu, tienila come insegnamento, è la lingua dei finocchi. Ah, beh, giustissimo, giustissimo. È la lingua dei finocchi. Per eccellenza, non so se la sei mai andata a Parigi, ma fanno il gioco dopo la mezzanotte, due baguette attaccate come adelle, tipo a canna, ficcate nel culo. Chi va più in fondo vince e fa non paga da bere, Scusi, capito? scusi maestro, sono in contemporanea oppure devono fare poi angolo retto? Cioè. Ad angolo retto, Ah, sicuro. ad La prima angolo va retto. È dritta. La prima va interessante. dritta su posta, la seconda trova un blocco tipo diga. Se riesci a È passare quello, sei bravo. fatta però poi Eh dopo. sì. Ah, capisco. Insomma, questo è il primo insegnamento. Quindi cosa successe, no, al di là? Non mi trovavo bene perché c'era la madrelingua francese con cui io non riuscivo chiaramente a comunicare. Perciò cosa ho fatto? Per adempiere ai miei compiti da studente, quindi imparare qualcosa, ho imparato a dire je ne sais pas, che in italiano sarebbe non lo so. Quindi a qualsiasi risposta, a qualsiasi domanda della madrelingua francese, io rispondevo je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. È un buon compromesso tra il non sapere la lingua e il comunque provarci, Sì, ecco. mi sono dilettato nell'imparare qualcosa che dovevo imparare. Questa è Quindi tu non saggezza, mi puoi dire maestro. nulla. Sì, e insomma, Assolutamente. bypassare i problemi. Questa è la prima cosa. Poi cosa è successo però? Ho dovuto affrontare anche il latino con le declinazioni tipo rosem, nomen est e catsum e di qua di là. E Giusto. non mi piaceva. Non mi piaceva tanto. Però. Allora, cosa ho deciso di fare? Sono tornato a casa e ho detto, mamma, guarda, io vorrei cambiare scuola, perché questa qua, onestamente, non mi dà quello che vorrei, non mi piace tanto. Mia madre, Oh. però, ci ha pensato un po' e poi mi ha detto, no, guarda, onestamente, è una brutta idea, secondo me, solamente a Bari si dice un piccio, cioè una cosa che, una voglia improvvisa che ti è venuta, secondo me, è Capriccio. un'idea di merda, sì, sostanzialmente sì. E quindi non mi ha permesso di farlo. E che cazzo, Ma come maestro, capito? ma scusi, ma sua madre si impone così? Infatti l'errore gliel'ho fatto pagare poi, perché Ah. scusami, se io ti vengo a dire una cosa, tu mi aiuti. Cioè Giusto. già è strano per me chiedere una mano, se poi me lo fai pesare, cioè, allora che ho fatto? Nei seguenti 3 mesi ho evitato di andarci completamente a scuola e non potevo dirlo. Allora che facevo? Mi sono messo d'accordo con il mio migliore amico, che tuttora ancora sento, quindi passati un sacco di anni, tra l'altro. E siamo stati completamente fuori da scuola. Tutti i giorni ci vedevamo alle 8, un po' si andava a casa sua, un po' si stava in giro e un po' per entrare in casa mia cosa facevo? Aspettavo che la gente uscisse fuori per andare a lavorare, aspettando fuori, sai, appena esci dalla via di casa, vai un po' dritto, ti fermi dietro una macchina, vedi un po' quando la gente esce, poi con le chiavi di casa in mano, sai, rotolino e rientri. E Di si va là, tranquillità. sì, si va su MV2 a quel punto. Si va a perdere del tempo e si va a fare le clip. Va a Questo chiudere era un tre po'. canali anche. Eh sì, e poi quello poi successivamente. Comunque, tre mesi vanno via così. Poi mia madre mi sgama. Mia madre,
mi sgama che non lo faccio più, cioè mi scopre, se la volete all'italiana, e succede problema. Il patatrac, perché lei va a scuola, dice, sai, mio figlio non viene a scuola da una settimanella, perché sai, non si è trovato molto bene, vorrei richiederle il nulla osta. Di tutta risposta, il preside dice, no signora, sono 3 mesi. E qua parte il ta-na-na, okay. C'è un problema. Pardon, credo di non aver capito. Come ha detto, e quindi, scusi. E quindi a quel punto mia madre si interessa, dando colpa però alla scuola, che si mette dalla parte del torto, perché dice, ma scusa, ma come cazzo è che in 3 mesi non avete fatto neanche una chiamata che mio figlio non è venuto a scuola? E la scuola passa dalla parte del torto e quindi è costretta a dare un nulla osta istantaneo, quando non so se qualcuno di voi l'ha mai fatto in classe vostra, Raz. Però, come ben sai, ci mettono 3-4 giorni. Comunque, te lo do anche come un'altra nozione questa. Ci mettono 3-4 giorni a dare un nulla osta, a me l'hanno dovuto fare istantaneo, perché a quanto pare c'era stato uno sbaglio da parte loro. E quindi io, felicissimo, tranquillo, torno a casa, mia madre tenta di menarmi, però io, ragazzi, male ai genitori non si fanno mai, però dovevo un po' cautelare la persona che è preservata dal WWF, che sono io. E quindi che si fa? C'è l'ONU che mi para il culo, e quindi per pararmelo anche da solo ho semplicemente bloccato i polsi di mia madre, in modo tale che quella mezz'oretta passasse là, figo da puttana. Poi però si è placata, perché ha capito che io le l'avevo detto. Io le avevo detto, mamma, non mi andava di andare in quella scuola, non mi piace, non mi va, non è quello che realmente voglio fare, io volevo fare l'inglese e basta. Allora, quindi, ho scelto una scuola molto simile, però ho smesso di andare in quella. Quindi lei, in tutta questa situazione, diciamo, poteva sembrare una cosa a caso, saltare 3 mesi, la poca voglia, in realtà era tutto un piano per tutelarsi. Scherzi. Questo è fantastico, maestro. Ho mai dato modo di fare qualcosa che non è andata a finire come volevo? No, no, sempre. Assolutamente, assolutamente. Me ne vedo da criticare la cosa, era per capire, perché insomma qua c'è da prendere degli appunti che insomma devono essere ben chiari. Capisco, got the point, mi piace. E quindi insomma questo è quello che è successo. Io ho smesso di andare in questa scuola di Bari, mi sono trasferito in una scuola più vicina che faceva la stessa cosa, però non so se tu sei a conoscenza, ma iniziare un anno scolastico a marzo può provocare dei problemi, no? E beh, effettivamente è un po' difficile recuperare, cioè non so bene come ci possa essere riuscito, nonostante le sue capacità, maestro. E infatti, cosa ho deciso di fare a quel punto? La scelta che secondo me sembrava più teorica, più studiata, a canna. No, in che senso? Non ci sono andato proprio. Adesso lei si è iscritto e non è andato. Assolutamente no, però questa volta mia madre era conoscente, io ho parlato con i professori, li ho fatti dire che non avevo scampo di poter essere promosso. Pisciato alla grande. Non ci sono andato, ho detto, ma l'anno prossimo mi laureo. Ormai sabbatico della serie. Sì, tranquillo, là ho continuato nel frattempo a riuscire con l'amico mio, che nel frattempo pure lui a scuola va pisciato tutto, manco era andato a prendere nulla o è rimasto là, detto, ma basta, no, però va bene così. Lui già allievo comunque, maestro, evidentemente. Sì, evidentemente era proprio l'istituto di scuola media che ci ha dato questa forte intenzione di dover andare a scuola. E insomma, questo è stato il mio primo anno. Poi però, come vedete, questo è un po' blando, perché di scuola c'è poco, quindi ti racconto, perché tu possa imparare qualcosa da sfruttare direttamente domani stesso, quello che è stato poi il mio primo vero anno di scuola superiore, considerando che il primo non l'ho fatto. Ah, ok. Vada pure, ritorno, maestro. Quindi in primo superiore, perché non mi hanno promosso a gratis, purtroppo. Purtroppo sono ignoranti, non hanno capito il mio potenziale e mi hanno bocciato. I grandi geni nella storia, si sa, hanno sempre un po' sofferto, maestro. Esatto. Tra l'altro, non so se qualcuno della tua classe è mai stato capace, però sai, ho fatto di assenza 6 mesi su 9, sono stato bravo. Sostanzialmente non doveva portare la giustifica quando mancava, ma quando era presente. Esatto, e tra l'altro mi giustificava a voce quando ero presente, perché quello che non ti ho detto è che io, tornando poi nella scuola, quella in cui ho fatto 3 mesi, la prima cosa che mi ha detto un professore è, ma tu sei nuovo?
che per me è stato un onore. Ho detto, cazzo, ci sono riuscito. Ma quando si lavora bene nella vita, poi le soddisfazioni arrivano. Sì, decisamente. Mai arre, never surrender, ragazzi. Credeteci sempre. Ti dicevo, poi è iniziato il mio primo, è vero, anno scolastico, quello che ho frequentato un po' di più, sempre mantenendo, ragazzi, minimo un mese e mezzo, anche due, di assenza annuale. Tutte con certificati medici per togliere le assenze, e quando serviva, ragazzi, si cancellano dal registro. Non è complicato. Vanno fuori, ora di buco, qualcosa, prendi registro, za, e togli Marzano. Scusi, maestro, bianchetto, penna, preferenze? No, no, con la penna proprio. Cancellavo, capito, sopra, e scrivevo sopra come se avessero sbagliato un nome, o quando aspettavano a segnarmelo, non glielo facevo segnare. Dicevo, no, sai, uscito prima. Facevo dire a qualche amico mio qualcosa del genere. Capisco. Tra l'altro, con il bianchetto invece, visto che l'hai citato, facevo delle forme falliche sul banco e poi le davo fuoco con l'accendino, in modo tale che sembrasse un bel cazzo acceso quando la gente dalla cattedra poi guardava il mio banco. È giusto, giusto, sempre. È sempre stato un mio hobby quello durante la scuola. Un'espressione com'è artistica. Comunque, ti dicevo, qui in quell'anno mi sono divertito molto, ho trovato degli amici che tuttora conosco, che tuttora sento, magari un po' meno, perché comunque sono passati anni. Comunque c'era un gruppetto formato da 4-5 persone, che eravamo noi, che eravamo quelli un po' più casinisti, tra virgolette, di cui uno è stato solamente un primo quadrimestre, poi si è salvato, l'abbiamo fatto promuovere, perché io e gli altri tre abbiamo fatto la merda, quindi lui sembrava il grande. Lui sembrava il campione, di no, lui si è rifatto, ha iniziato a studiare, quando lui non ha fatto un cazzo, ma noi avevamo fatto peggio. Questo peggio in cosa consisteva? Ad esempio, andavamo durante le ore di informatica, avevamo il registro, quindi la gente vedevamo quando andavano, che classe andava in informatica, andava fuori, quindi in un'altra sala, in quella di informatica appunto, noi andavamo nelle sale, nelle classi di queste persone a fotterli da mangiare. Giustamente. Perché uno deve mangiare, ti devi cibare, gli fottiamo i panini alla Nutella. Io con quest'altro amico mio, che buon'anima, dove sta lui? Non lo so. È stato veramente molto importante, perché bisogna cibarsi nella vita. Assolutamente. Quindi questa era una cosa. Poi è riuscito quest'altro, questo onore a merito a lui, io non l'ho mai fatto, è riuscito a rubare un telefono con la persona davanti. Quello si è girato, l'ha guardato con il suo telefono in mano e non ha detto niente. Ha detto, cioè, non si è accorto cazzo che era il suo, talmente è stato bravo a fottergli il telefono. O non se n'è accorto, oppure ha riconosciuto un talento assurdo. Può essere, ma ti giuro, Raz, eravamo davanti, cioè, uno qui e l'altro dove adesso mi state guardando voi, dove c'è la webcam, con il telefono su in mano che sorrideva. E lui non si è fatto nessuna domanda né niente. È stato veramente bravo. Cioè, io penso che Italian Job gli faccia un pippone in confronto. Te lo giuro. È rimasto così di fronte a quest'altra forma di arte, è rimasto totalmente rapito. Sì, e poi cosa è successo a quel punto? Questa cosa non ci appassionava più, quindi basta ladrare i cibi delle altre persone, li rubavamo direttamente in classe a quelli nostri. Giusto. Direttamente. Così, scusa, ma tu che hai portato da mangiare? Quando andava a fare l'interrogazione alla lavagna, gli fottevamo il panino e ce lo mangiavamo dietro. Perfetto. Poi tanto c'era un altro stronzo che aveva un po' più di soldi, che menavamo e che ci comprava da mangiare dal bar. Ah, quindi beh, anche giusto. Quello. Tipo, ragazzi, vado a fare la lista del bar, metti un cornetto di più. E chi lo fa? Tu metti. Tu metti questo cazzo di cornetto là. Alla fine lo doveva pagare lui, perché se no che cazzo lo paga? Comunque, mazzate, capitato. Comunque un saluto anche a questo ragazzo che continuava a metterlo tutte le volte. Sì, insomma, lui, un campione. E tanto che cazzo doveva dire? Vabbè. Eravamo il doppio di lui. Sì, sì, capisco non avesse scelta, però sì. Insomma. Poi è successo più di una volta che ci siamo ritrovati a dover fare ammazzate in classe, perché si giocava così, ragazzi. Si giocava, uno ogni tanto succedeva che giocavamo tipo a cricket con il cancelletto della lavagna. Ah, e una volta l'abbiamo fatto lo stesso gioco con il borsellino di uno stronzo che dentro in prima superiore ha tenuto il compasso. No. Ti sembra normale? Vergognoso questa persona. In primo superiore chi porta i colori, chi porta i temperini, chi ha le gomme da cancellare e chi ha i
compassi o le squadre va ucciso. Ricordate. Questo l'ho segnato bene, l'ho anche sottolineato, maestro. Ucciso è, ho proprio usato. Sì, è gente che vuole farsi rubare le cose. Io, tra l'altro, non ho mai comprato dei libri, non ho mai avuto un quaderno o niente. Io prendevo i fogli, sai, oh, mi passi un foglio, dagli amici tuoi, chi portava il quaderno. Quindi ti facevi dare un foglio, scrivevi con la penna di un altro e alla fine lo lasciavi sotto il banco. E te ne uscivi con il borsellino dove dentro c'era lo spaccio, giusto, che è quello che andavo a fare a scuola. Che era il vero lavoro. Sì, era il vero lavoro della scuola, se no che cazzo ci andava a fare. Sì. Comunque anche quello poi ci stanca, quindi cosa facciamo a quel punto? Decidiamo di andare a pisciare nei cassetti delle classi che non c'erano, che stavano in palestra, che andavamo a pisciare nel cassetto quello che c'aveva la cattedra e mettevamo sotto una cosa tipo impermeabile, in modo tale che il piscio rimanesse là. Sì, sì, beh, conservato, diciamo. Sì. Poi un'altra cosa che ci divertivamo a fare era giocare a nascondino nel corridoio del terzo piano, perché c'era solamente una bidella per tutto il corridoio. Allora ci mettevamo uno da una parte e uno dall'altra e vinceva la prima persona che riusciva ad avvicinarsi tipo Call of Duty alla bidella con la mano a forma di pistola. Te lo giuro, è stata una delle cose più divertenti del mondo. Quello, ragazzi, tanto non vi arresto, non potete provare a farlo, vi divertite un po'. Così andate classe per classe. E adesso vi racconto invece l'aneddoto più bello di questa cosa, perché questa è la prima parte, Raz. Poi la prossima te la racconto un altro giorno, perché sennò troppe nozioni insieme, sì, si sa, perdi sì, di concentrazione. Ha assolutamente ragione, maestro, assolutamente. Quindi che ragione. Cosa ti dicevo? Praticamente cosa abbiamo fatto? Siamo andati in auditorium e a un certo punto un mio amico ha avuto l'idea geniale di dire: scusami, ma sono le 9 di mattina, ma noi dobbiamo star qui fino a l'una. Ma scappiamo! È come dargli torto ad un'idea del genere. Come dar torto? Non penso si possa alla luce di questi insegnamenti. Veramente, ti giuro, è il Gandhi di Modugno. Cioè, ha uscito la perla alle 9 di mattina, ti ha risolto la vita, ha detto: ma noi, scusami, ma perché dobbiamo fare? Abbiamo fatto un'ora, Perfetto! Comunque, maestro, di questa cosa sottolineerei un piccolo particolare che forse mi poteva sfuggire. Non eravate in classe, eravate in auditorium comunque. Sì, 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 sì. Okay. Eravamo in auditorium, tutte le classi, era pieno di gente. E abbiamo detto: allora, quella è la porta per andar via. I professori accompagneranno le persone, noi ci mettiamo in fila, creiamo noi la fila, come far partire un applauso all'autista quando... dell'aereo quando atterra, come fa Human Safari. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo fatto partire una fila che costeggiasse le porte d'emergenza. Okay. Quando la gente era più avanti, siamo riusciti ad aprire con il bacino la porta e sfuggire completamente ad ogni sguardo indiscreto e quindi andar via alle 9. Sono rientrati dentro. Ma questi dove stanno? Ma questi dove stanno? Mai fare l'errore da principiante di lasciare andare tua madre a scuola, cosa che io non ho mai fatto. Chiaramente si sono chiesti dove erano queste persone, tra cui io, hanno chiamato, ma non era mio il numero che ho dato. E se no col cazzo. Non ho mai dato il mio numero a scuola né il mio indirizzo. Ho dato l'indirizzo della casa che cambiai, dove dentro è andato ad abitare un mio amico. Quindi quando arrivavano le cose facevo: Cristian, sparire. Perfetto. E così si sorvolava dalla cosa. Vabbè, questa, maestro, cioè è pura dedizione. Non solo tutto quello che è fatto dopo, ma tutto quello che viene fatto a monte. Mi sembra fantastico. E ti racconto l'ultima cosa per lasciarti l'acquolina in bocca, perché questa è solamente l'inizio, perché poi l'ultimo anno che ho fatto a scuola è quello che è veramente importante, avrò tanto da raccontarvi, tra l'altro è stato anche l'anno che ho frequentato di più. Quindi l'ultima cosa che ho fatto in quest'anno, succede una cosa incredibile: occupazione. Sì. Occupazione, quindi cosa succede? Bisogna stare in classe, o meglio, nell'edificio scolastico, per un tot di tempo, anche fino alla sera.
Vado alle 10 la mattina, che non avevo voglia di svegliarmi prima, giusto, entro dentro e scopro questa cosa che non era conoscenza. Quindi lo scopro, entro dentro, ma che cazzo è venuto a fare? Ma ci è? Allora dico, vabbè, me ne vado, che cazzo sto a fare? Certo. Mi avvicino alla porta, alla prima. No, da qua non puoi uscire, bisogna stare fino alle 6 di pomeriggio. Altra porta. Ah, no, no, non si può uscire, bisogna essere tutti uniti per l'occupazione. Qua bisogna fare forza. Va bene. Alla terza dico, non sarà la porta la mia via d'uscita. Professore, ho dei cali di zucchero, mi può accompagnare giù al bar? Certo, Marzano, non ti preoccupare. Lui mi fa attraversare il muro di persone molto più velocemente delle persone che stavano a fare da guardia. Riesco ad andare giù. Primo piano, completamente vuoto. Mi faccio accompagnare al bar. Gli dico, professor, arrivo un attimo, mi aspetti al bar. Va bene. Lui va dritto. Io giro a sinistra. Seguo tipo Call of Duty una persona che stava andando verso quel posto per sembrare che stessi insieme a quest'altro professore, okay, ma in realtà non lo era. Ok. Lui tira dritto, io apro la porta di un primo piano, un piano più o meno piano terra, ci saranno stati 2 metri, di finestra. Entro dentro, apro la finestra, mi calo giù tipo Raperonzolo e sei tornato a letto. No, mi calo giù dalla scuola, dalla prima cosa, e poi mi faccio bordo bordo, perché sopra c'erano le sentinelle per vedere se ci fosse qualcuno che andava via. Mi faccio bordo bordo tutta la scuola per non farmi vedere, arrivo al cancello e lo trovo chiuso. Cazzo. No. Di fronte alla scuola mia c'era e c'è ancora un mercato. Chiamo una persona che faccio venire, faccio suonare il campanello. La bidella apre il cancello e io apro ed esco e vado a giocare alla PlayStation a casa di un mio amico, perché non stavo a scuola nella città in cui abitavo. E questa, ragazzi, è il Litman di Bari. Sono io. Questa è peggio di una fuga da Azkaban o Shutter, sì, Island che sia, cioè è un questa piano è geniale. E ragazzi, giuro sul bene che voglio a mia madre, tutto è esattamente come è andata, Esattamente, ragazzi, Raz, io direi che per questo episodio può andar bene. Tu alla prossima ti va ancora ad imparare con l'ultimo episodio del Marza a scuola, quello solido, grosso, pesante, che ti lascerà qualcosa da dare ai tuoi figli? Maestro, lei mi ha rivoluzionato la vita, come potrei mai rifiutare questa grande opportunità? E ragazzi, quindi, con Raz, mio allievo, che fa NBA, quindi andate a seguire, sta in descrizione il canale, è con voi. Ci vediamo alla prossima storia, che se vedo che vi piace non sarà neanche tra così tanto tempo. Ciao. Vuoi sapere chi è il king?